Sono un po' buia. Allora, ciao ragazze e ciao ragazzi, benvenuti in questo vlog. Lo inizio praticamente a fine giornata, ma questa giornata è iniziata abbastanza presto, alle 8 questa mattina. E il 15, mi ha morso una zanzara. Il 15 di ottobre siamo a San Benedetto del Tronto. Marco ha un appuntamento di lavoro già ora e un altro domani mattina. E io e Diana gli stiamo facendo compagnia per il viaggio e ne approfittiamo per farci un weekend lungo in famiglia, anche perché questa settimana che è appena trascorsa siamo state a casa di mia mamma perché io ho avuto una brutta colica renale tanto forte da non poter gestire mia figlia, e quindi ho chiesto a mamma ospitalità e io mi sono rilassata per far passare la colica e mamma ha gestito mia figlia, che non sarei proprio neanche riuscita a cambiarle il pannolino né tanto meno farle da mangiare, darle da mangiare, anche perché PS abbiamo iniziato lo svezzamento. È ormai una settimana che, più di una settimana, sono 10 giorni che Diana a pranzo mangia la pappetta di riso con il brodo e sembra piacerle anche molto. Comunque non divaghiamo. Da mattina dovevamo partire alle 10. Siamo partiti con un'ora di ritardo, quindi alle 11. Vabbè, tantissime soste anche per far riposare Diana, perché nella posizione del seggiolino dell'auto non è molto comoda per i bimbi così piccoli. Comunque, ma a parte questo, finalmente siamo arrivati. Siamo in un bellissimo alberghetto, domani ve lo farò vedere anche da fuori, si chiama Arlecchino, qualcosa del genere, e mi hanno morso le zanzare alle caviglie. Ho lasciato Diana nella culletta, la starà spaccando perché sento un rumore strano. Comunque vi voglio far vedere la nostra stanza, che è molto carina. Allora, questa è la porta di ingresso, c'è un piccolo corridoio dove c'è, già vedete, l'ovettino di Diana, un bello specchio grande per potersi vedere nella magnificenza della panza postpartum, e qua due appendini. Ci ho messo, vabbè, la giacca di Diana, quella mia e quella di Marco. Subito di fronte all'ingresso c'è questo bellissimo bagno, mi piace molto, mi piacciono molto i pavimenti, questo grigio ripresi alle pareti. C'è un bello specchio anche con una bella luce, cosa molto rara, quindi stasera mi truccherò in modo decente. Vabbè, lavandino, già c'è il saponino di Diana. Qui abbiamo, non so cosa sia, kit di bellezza, cuffia e, oddio, set da denti. Questo è molto utile, anche se ho il mio, però sono molto comodi, lo porterò a casa, facciamo il latricino. Vabbè, bidet e poi una bellissima doccia, io adoro le docce così grandi, anche a casa mia è così grande. Ritornando nel corridoio si entra nella camera da letto. Giustamente non vi inquadrerò Diana perché abbiamo deciso per il momento di tenerla da parte. Comunque, lettone gigante con una bella testata in ecopelle, credo che sia. È toccoso il muro, molto bello, mi piace. Poi c'è la vetrata che dopo vediamo. Poi abbiamo un letto divano che ormai è già diventato deposito, con una scrivania molto interessante dove ho già sistemato, c'è anche un pannolino sporco, scusate, io ho sistemato un po' il fasciatoio e le cosine di Diana, con la TV Rai Yo-Yo, giustamente. Un armadio molto grande, ve lo voglio aprire. Allora, c'è una piccola anta qui sul lato e poi c'è la parte grande. Gli spazi sono similari, questo più o meno è grande come l'armadio di mio marito, questo è lo spazio che gli ho relegato, di cui cassetti, uno non è il suo. No, gli ho fregato anche un cassetto, povero tesoro. Prima o poi vi farò il home tour di casa quando più o meno sarà al 99% sistemata. Poi qua abbiamo una bella vetrata, il letto con i due comodini, e qua non ve lo faccio vedere ma c'è la culletta, vediamo se posso far vedere, e c'è Diana che si sta rotolando.
da questa bellissima vetrata gigante, ragazzi, è grande quanto tutta la parete, si apre e si esce su un bellissimo terrazzino. Che c'è? Dove c'è un tavolino a quattro, uno stendino, ragazzi, è bellissimo, è piccolissimo, ma è stupendo, lo vorrei a casa. Non ve l'ho fatto vedere, è piccolissimo, cioè veramente piccolo, cucciolo, cucciolo, cucciolo. E di fronte abbiamo tutto il lungomare di San Benedetto. Domani mi farò una bella passeggiata con Diana, domani mattina, perché non ho portato il costume, perché dalle previsioni non è bel tempo, però è un buon tempo per farsi una passeggiata. Diana, Marco purtroppo domani mattina lavora, per fortuna, perciò siamo qua, quindi ne approfittiamo per farci una passeggiata io e Diana. Ora devo lasciarvi perché mia figlia reclama la mia presenza. È arrivato anche Papino. Esatto. Da dove dobbiamo andare, Papino? Destra, sinistra, destra, in fondo, sinistra. Ci siamo già persi, vero? Mi! Come bello passeggiare con me, Diana. Amore, togli il cellulare da mezzo al coscio. Di papà, pelesita. I canini. Togli il cellulare in mezzo alle gambe di Diana. Perché? Perché ci sono influssi negativi e non voglio che mia figlia sia influenzata negativamente. Capito? È bellissimo. Grazie. Anche tu. Distrutto. Si è fatto 8 ore di viaggio. Diana sa per ripartire un'altra volta. La bimba c'ha sotto. La tua borsa è abbastanza per mettere due oggetti dentro. Dipende, amore. Ce ne va? Sì? Cena gratis. Nella borsa ci dovevi far entrare la cena? Non ho capito. che bellino pure questo. No, forse sono appartamenti. No, sto sturmando. No, mi piacciono le ringhiere. No, secondo me sono appartamenti. Carino, mi piace però. È il tulipano nero. Wow. Ma la gente si batte, colpi di qua, colpi di là. Cosa accadrà? Cosa accadrà? Colpi di qua, colpi di là, cosa accadrà? Cosa accadrà? È la vigilia di una nuova battaglia. La Senna. È vero, bravo. Viene davanti. E Amelie dice: kiss me, kiss me. Amore, vogliamo andare a prendere qualcosa da bere qua? Mi voglio accantare. D'amore, amore, sì, per te, scimmietta, si sta muovendo. Le lunghe giornate, la pubblicità,
Lei sei brutta, non mi piace questa canzone. Come i tuoi occhi su di me. Domenica dolce. Che dolce far niente. Poi mi bannano, questa sicurezza è banna. Fuori il suo hotel palmitano senza palmi, nelle Marche senza Marche, San Benedetto del Tronto, un po' per vivere una dieta felice. Do, non è senso, come dice senso? Do. Gli occhiali, babino. Io gli occhiali stasera. È troppo stanco mio marito. No, sto bene. No, stamattina alla fine l'ha svegliato dopo 3 ore di sonno. Questo problemuccio c'è stato. Oggi. Non è 5 o 6 dopo, è stato complicato. Povero babino. Io sono come i bambini, ho bisogno di dormire almeno 8 ore, se non 9. Avresti voluto fare un po' di nanna con Diana oggi pomeriggio? No, quello era il programma iniziale, poi è andato in fumo per gli orari. Vabbè, va bene così, la prossima volta si organizza meglio. Va bene, e questa era la startup, amore. Non conoscevamo. Magari la prossima. È andata bene, abbiamo solo fatto forse qualche spostamento. Io penso sia andata bene. E per chi se mai la
prossima volta vediamo un giorno in più. Secondo me un giorno in più qua è necessario. Perché ci vogliono troppe ore per arrivare. Sì. La prossima volta ci divideremo anche il viaggio, io ricomincerò a guidare anche in autostrada, ora non me la sentivo. E poi se abbreviato. No, ma non tanto per abbreviare. Di 5 ore ci abbiamo messe 8. Capita. Non me la sento ancora di guidare. La prossima volta in Basilicata che conosco la strada ci provo. Sempre se Diana permette. Mi mandi un bacino. Cuore cuore, oh my gosh, gentilissimo. Può scendere? Ho subito la bolla, talmente. Era troppo bollente questa patatina. Vabbè, la bugia scambia. Com'è? È buono. Prendi anche il tuo cellulare e pure il mio. Coccolino, tu fai coccolino, coccolino tu, coccolino, coccolino. Ui, dove vai? La macchina la devo mettere in garage. Credo che ci sia la piccolina in garage.